Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare, un disagio mentale che negli ultimi tempi si è diffuso all'interno del calcio italiano. Allora, non so quando io effettivamente pubblicherò questo video, nel senso non ho idea, non posso, diciamo, lo sto registrando, lo sto girando. Però poi dipenderà da molte cose. Però sapete bene che nel momento in cui io sto girando, sapete bene che il CT della nostra nazionale si è dimesso. Cioè Mancini ha detto arrivederci, me ne vado, ciao. E l'ha detto perché apparentemente ci sono dei motivi dietro molto molto particolari. Ora, questo è un paese all'interno del quale c'è un grande problema nei confronti della Juve. Questo è un paese che a livello mentale ti porta effettivamente a dare, a renderti conto, cioè a pensare, no, ma neanche a pensare, proprio come maniera, proprio ti fa pensare, ti porta al ragionamento e ti dice: se il CT della nazionale si è dimesso, la colpa è della Juve. Credetemi, io sto leggendo che siccome Mancini si è dimesso, la colpa è della Juve, però vi spiego, perché credetemi, quello che vi dirò ora sarà, vedete, proprio i ragionamenti, quelli contorti, o piano piano ne parliamo insieme perché ci sono veramente un sacco di cose da dire. Voi non potete immaginare che cosa vi devo dire tra poco. Allora, ovviamente, raga, che dovete fare? Prima di iniziare, come al solito, basta andare qua sotto, clicca ovviamente sempre su iscriviti. Ovviamente mettere sempre, io ripeto, una cosa proprio semplice, raga, una cosa proprio mi chiedete in parecchi in realtà, però non è niente di complicato, basta andare qua sotto, cliccare su iscriviti, una volta che avete cliccato su iscriviti, like e poi la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante, se voi non attivate la campanellina non vi arrivano le notifiche, molto semplice. Non arrivano, diciamo, le notifiche. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi sui social. Mi prude la punta del naso, ma comunque andiamo avanti. Allora, partiamo da un presupposto molto, molto, molto semplice. Il motivo per cui Mancini si è dimesso è che, innanzitutto, non ha voglia di guidare questa nazionale, ok? E dimostra di essere una persona che non ha nessun tipo di voglia di costruire qualcosa, perché ci vuole coraggio, a dimettersi così senza nessun tipo di logica. Ma fatto sta che gli ossessionati, i deviati, le persone totalmente fuori contesto hanno trovato modo di incolpare la Juve. Prima diffondendo l'idea secondo la quale con l'ingresso di Buffon all'interno dello staff tecnico della nazionale, Mancini abbia detto di voler andare via, poi andando a discutere sull'inserimento di un altro membro della Juve nello staff della nazionale, insomma, c'entrava la Juve. E vedi che la Juventus è padrona della FIGC, no? Quindi ha consentito praticamente a Mancini di dimettersi perché evidentemente Mancini era una persona che dava fastidio. Allora, innanzitutto la Juventus, se fosse stata padrona della FIGC e quindi fosse stata, voglio dire, una squadra capace di influenzare la FIGC in questo modo, credetemi, la Juventus tutti i problemi che ha avuto durante l'anno non li avrebbe avuti. Cioè, se noi fossimo stati i padroni della FIGC, la FIGC l'avremmo presa a calci e avremmo evitato tutto quelle polemiche. Quindi, padrona della FIGC, semmai è l'Inter, voglio dire, che da una vita che fa reati, ma viene ignorata. A prescindere da tutto questo, come si fa a livello mentale a credere al fatto che l'inserimento di un Buffon all'interno di uno staff tecnico di una nazionale, che comunque si sta parlando di un ruolo diverso, comunque non è che il Buffon va a fare cose un ruolo diverso, come si fa a credere che possa essere il motivo per cui Mancini va via? Cioè, è una cosa che ti fanno credere perché dice: vedi, la Juve ha messo le mani, la Juventus ha ancora una voce. Avete visto la Juve? Avete visto la Juventus? Ancora una volta è arrivata. La Juventus con le dimissioni di Mancini non c'entra. Sai cosa c'entra? Sai che cos'è? Qual è il discorso da fare? Che la FIGC è popolata da incompetenti. Punto. Non c'è niente da dire. La FIGC è popolata da incompetenti. La FIGC è piena di stupidi. Piena, non ce n'è uno che se ne salva. Capite qual è il discorso? E il motivo di tutto ciò,
Perché non c'è solo la nazionale italiana, ma ci sono tanti problemi all'interno della FIGC che negli ultimi tempi sono stati. Cioè, io credo che tutti li avete. No, abbiamo visto, abbiamo letto, abbiamo. Letteralmente ci sono stati una marea di problemi. Non è che tutto si può ricondurre a è la Juve. Perché credetemi, dipendesse da me, è da mo' che me ne sarei andato da sto campionato di cacca fumante. Io me ne sarei andato e da mo', perché io in questo posto qui, pieno di ignoranti, perché il campionato italiano tra presidenti che non sanno manco di due parole una sopra l'altra, e arbitri che vengono, voglio dire, non sanno neanche. Io veramente faccio fatica a vedere la Lega più ridicola di questa. È da mo' che me ne ero andato, se avessi potuto andarmene. Se io avessi potuto, me ne sarei andato, non sai da quanto tempo, da un sacco. Quindi non ti preoccupare che noi la Lega non l'abbiamo mai comandata, perché tutta sta situazione della Lega che viene comandata dalla Juve è una cosa creata da gente che invece di riconoscere la superiorità di una squadra, va a trovare, ogni volta va a trovare queste interpretazioni. Oppure con Mancini, ma chi se lo fila Mancini? Chi se lo fila? Mancini, ma Mancini per me, allenatore della nazionale, ha vinto con una botta enorme de coso, insomma, l'europeo. Vinto grazie a chi? Vinto grazie a chi? Grazie a un gioco spumeggiante o grazie a delle giocate di giocatori di quale squadra? Quali sono i giocatori? Quali sono stati i giocatori determinanti per la squadra? Chiesa, do gioca a Chiesa, Bonucci, Chiellini, do gioca a Chiellini. Dove? Dove? Locatelli ha fatto un grande europeo, era già in procinto di passare alla Juve, poi ci sono stati Donnarumma, che è stato bravissimo, che non era della Juve, Jorginho, buon europeo, ma insomma sicuramente io Jorginho l'ho sempre visto come, vabbè, meglio che non dico, va bene, Spinazzola, ok, sempre scuola Juve, cioè alla fine del discorso, gira e rigira, il motivo per cui Mancini ha vinto con l'europeo, lo conoscete già. Dopo l'europeo, Mancini ha smesso magicamente di avere la nazionale in mano. Perché? Perché l'unico giocatore che gli faceva la differenza, che era Chiesa, si è fatto male. Tutto qua. Questo è Mancini. Io Mancini, personalmente, non l'avrei. Io non c'ho niente contro Mancini, sia chiaro. Ma Mancini, farlo passare come se fosse un eroe, voglio dire, o un grande allenatore, è sbagliato. Mancini è un buon allenatore, punto. E il motivo per cui si è dimesso è perché da qualche altra parte lo pagheranno di più. Capite qual è il discorso? Allora, ora, a me non interessa letteralmente niente, cioè letteralmente niente della nazionale in questo momento. Cioè, se la nazionale va a giocare una competizione come l'Europa, io, cioè, nel senso, io sono italiano, quindi. È una cosa che seguo e tifo per l'Italia, ma per l'Italia intesa come Italia, non come FIGC. A me della FIGC non me ne frega niente. Per me domani possono fallire domani, ok? E a me non me ne frega proprio, capito? È un totale disprezzo nei miei confronti. Cioè io ho disprezzo loro, ma non disprezzo a livello umano, perché io non disprezzo nessuno a livello umano. Io li disprezzo a livello ovviamente di gioco, a livello di quindi non me ne frega veramente niente, capito? A me sta gente mi fa pietà. Non me ne frega niente. E a nessun tifoso juventino come se deve gli frega qualcosa della FIGC, capito qual è il discorso? Quindi non vi preoccupate che noi non c'entriamo niente con Mancini, col fa. L'Italia è gestita male. Su tutti i punti di vista. Calcisticamente è gestita da gente che non sa neanche dove mettere le mani. Vi rendete conto che siamo in Europa? Il peggior campionato a livello di vendite di diritti, di denaro, di attrattività. Vi rendete conto? Ma non perché noi non siamo bravi, perché in Serie A c'è tanta roba buona, ma perché loro non sono capaci di gestire in maniera appropriata. E quindi te portano un prodotto, cioè non un prodotto, te portano. Ma non è neanche un gioco, ti portano qualcosa in televisione che non è appetibile, cioè la gente non lo vuole guardare. E anche là chi è che salva il a tutti quanti? Indovinate, indovinate chi è che salva il coso a tutti quanti? Indovinate. Perché lì il nome va bene lì.
Nel senso, quando tu devi incassare, devi prendere, lì va bene il nome. Quando invece ci sono delle situazioni un po' particolari, all'interno delle quali, insomma, si parla di gioco, si parla di questo, non vanno bene più. I modelli italiani secondo la FIGC sono determinati modelli, mai la Juve. Cioè la Juventus negli ultimi 10 anni ha fatto, 10 anni, gli ultimi 13 anni, perché dal 2010 circa, ha fatto tutto quello che poteva fare a livello, ha vinto tutto tranne la Champions League, dove comunque siamo arrivati a un passo così dal vincerla e l'abbiamo persa contro le squadre più forti, appunto, molto più forti di noi a livello di rosa, perché questo era. A livello nazionale abbiamo vinto tutto. A livello internazionale abbiamo salvato mezza Serie A, perché prima che noi aprissimo il giro, la Serie A, così. Strutture, società, tutto innovativo. Siamo l'unica squadra in Serie A che ha veramente di mettersi lì a fare il lavoro. E poi mi devo sentire che la FIGC dice che i modelli, ma voi non sapete neanche di quello che state a parlare. Si è dimesso Mancini, a me ne me ne può fregare di meno che si è dimesso Mancini. A me non mi interessa niente che si è dimesso Mancini. Io mi pulisco il deretano con le dimissioni di Mancini. A me non me frega niente, questo è il discorso. Sono arrivato al punto in cui io provo totale disprezzo nei confronti di queste, di questo incarico. Cioè io non apprezzo dal punto di vista sportivo la FIGC, punto. Non mi piace. Non la reputo piena di persone inadeguate, non mi piace. Proprio le vedo totalmente false, finte, interessate solo al denaro. Punto e basta. Non mi piacciono. Non è molto complicato da capire. Quindi che questa Juventus sia dentro queste dinamiche, che la Juve faccia dimettere Mancini per forza, perché Mancini, l'eroe, non si voleva dimettere, la Juve gli ha messo contro il mondo e lui si è dovuto dimettere, tutte ste cavolate. Ci può credere solo un decerebrato, capito, ragazzo? Solo una persona ignorante può credere a tutto ciò. Capite qual è il discorso? Ma tanto in Italia abbondiamo, voglio dire, persone così, no? Siamo in molti d'Italia, no? Quindi abbondiamo di persone in questo modo. Tutto qua. Tutto qua. No. Perché la Juve l'ha fatto dimettere, sì, la Juve sta talmente interessata alla nazionale e talmente padrona della FIGC che si è dovuta sorbire un anno intero di indagini sulla base di che cosa? Sulla base del no. Quindi noi siamo proprio adatti a far dimettere Mancini, guarda, credetemi. Ma poi che cavolo me ne frega a me che si è dimesso Mancini? Cioè, ma poi, onestamente parlando, uno ne parla perché è cronaca, stiamo parlando, dobbiamo fare il contenuto, ne parliamo insieme, ci scambiamo due idee, ma alla fine a chi interessa se Mancini si sia dimesso oppure no? Ci interessa perché ne parliamo, ma non è che noi ci stiamo, ah, povero Mancini, ah, Mancini, 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 voi ancora non avete capito che io con sta gente qui non ci voglio tenere niente a che fare, con la FIGC non voglio avere nulla a che fare, è gente che mi fa proprio, ma proprio, guarda. Perciò non vi preoccupate, però con la Juve non vi preoccupate, perché la Juve non c'ha proprio il tempo di farle queste cose qua. Non abbiamo manco la possibilità, manco mentale, di pensarle queste cose qua. Quindi non vi preoccupate, che la Juve non c'entra niente. Non vi preoccupate. Fatemi sapere un pochino voi nei commenti qual è la vostra opinione. Fatemi sapere, fatemi, insomma, datemi un'opinione, fatemi sapere qualcosa. Non lo so, un commento, un'opinione, un vostro modo di fare. Quindi, non lo so. Ciao, raga, fammi sapere un pochino, vai. Cioè, dammi un parere, un'opinione semplice, un modo di fare. Mi sono stancato.